È un'inaugurazione un po' particolare questa, perché particolare è il tempo che stiamo vivendo e sono chiesto se abbiamo un nome per indicare, per nominare questo tempo e quindi questo anno accademico e quindi questo inizio, inaugurazione. Forse potremmo indicarlo come un sollievo sospeso, ecco, un sollievo trattenuto, come dire, la grande aspettativa che la parentesi della pandemia si chiudesse, non è proprio, così evidente la parentesi, quindi c'è un sollievo di aver ripreso le attività in presenza, c'è un gusto di trovarsi, di lavorare, di vedersi in faccia, di poter dialogare, c'è un sollievo, però un po' trattenuto dalla incertezza di quello che sta succedendo e di quello, dove, le prospettive verso cui andiamo. Quindi forse potremmo dire sì. Abbiamo tirato un po' il fiato, ma non proprio a pieni polmoni. Certo, se questo fosse tutto, sarebbe veramente poco. O forse si può ancora dare a questo momento il nome dello smarrimento perché almeno come si vedono le cose qui da Milano, c'è una mescolarsi di tanti aspetti, c'è indubbiamente una specie di frenesia della ripresa, un correre come per recuperare il tempo e i guadagni perduti, e insieme c'è questa asprezza della discussione su cosa si deve fare, su quali sono i protocolli da osservare. Insieme c'è l'apprensione per le fasce più deboli, per coloro che sono stati particolarmente segnati, feriti da quello che è successo. E insieme si ha l'impressione che si seppelliscano le domande per l'incalzare delle scadenze, delle emergenze, degli appuntamenti. Ma verso dove stiamo correndo? Visto che si ha l'impressione che la città corra, verso dove? Ecco, lo smarrimento che lascia l'impressione di essere di fretta, di essere di corsa, ma senza aver proprio una meta, un desiderio che dà senso alla frenesia, all'impegno, anche alle forme di attenzione, di solidarietà e anche alle forme di discussione, di contrapposizione tra valutazioni opposte sui protocolli o sui provvedimenti. Dunque chiamiamo smarrimento questo tempo. Forse siamo qui a coltivare l'irrilevanza, cioè ci impegniamo molto a per cose che non interessano a nessuno. Chi è che interroga la teologia sulle questioni importanti della vita? Chi rivolge alla Chiesa un'aspettativa per orientare le proprie scelte? E dove va a finire il sapere che abbiamo accumulato nei secoli, nelle biblioteche, nella nostra attività accademica, nella nostra proposta catechistica, insomma, poi attunta all'attività della Chiesa, a chi interessa? Per chi è rilevante? Ecco, ci viene qualche volta un po' questa domanda un po' deprimente, no? Di dire sì, noi ci impegniamo, facciamo le cose bene, abbiamo cura di essere seri nel lavoro, ma per che cosa? Per chi? Ecco,
Chiamiamo dunque questa attività il coltivare l'irrilevanza. Ma io preferirei ribadire la categoria della profezia, perché c'è una parola che viene da Dio, che viene dalla rivelazione di Gesù, che è adatta per questo tempo. Non dico popolare, non dico incisiva, ma adatta, opportuna, necessaria per questo tempo, per questa situazione. D'altra parte, la profezia che mi sembra opportuna e che mi sembra da praticare in questa sede non si limita al genere letterario dell'invettiva, no? I profeti che inveiscono contro tutte le forme con cui il popolo di Dio si è allontanato, ha dimenticato, ha trasgredito. Invece una profezia che sia anche una dichiarazione di disponibilità all'incontro dei saperi, delle persone, delle istituzioni, l'avvio di un dialogo. Ecco, io penso che noi cristiani, ma in questo luogo in modo speciale, teologi, la nostra facoltà teologica, abbia da custodire questa categoria della profezia, che quindi vuol dire coltiva gli studi, coltiva percorsi accademici degli studenti, ma li coltiva perché Dio ha una parola da dire a questo tempo e a questo luogo e in questo anno. Quindi un nome per interpretare questo momento. La Chiesa diocesana qualche tempo fa ha concluso un discernimento diocesano con una linea che si sono raccolte intorno a questo titolo: Chiesa dalle genti. Dunque, interpretando il momento di Chiesa si sta vivendo qui nella nostra terra, parlo naturalmente della diocesi di Milano, ma parlo anche come cancelliere, quindi di una facoltà che interessa diverse regioni del nord. Ecco, Chiesa dalle genti vuol dire che almeno è stata individuata come una novità rilevante degli ultimi tempi che richiede un'attenzione della Chiesa, questa percezione di una popolazione che si modifica grazie alle immigrazioni, grazie ai movimenti dei popoli, grazie alla crisi demografica della popolazione originaria e invece all'apporto demografico di altri popoli. Ecco, una Chiesa dalle genti, quindi una profezia che è tanto cara ai grandi profeti che vedono luogo di convergenza di tutti i popoli intorno alla misericordia di Dio. Ecco, qui abbiamo la responsabilità di dare una realizzazione storica a questa profezia escatologica. Quindi con tutta la modestia e le riserve, però pur sempre la responsabilità di edificare un segno. Per questo che mi sembra interessante ascoltare questa relazione della ministra Cartabia, che tratta un tema che c'entra, ecco, con questa visione del tempo che viviamo, perché appunto parla di religioni e diritto in una società aperta, in un punto di vista complementare, integrativo e necessario per quella Chiesa dalle genti
che lo Spirito di Dio sta costruendo e di cui noi abbiamo, con i nostri diversi ruoli, la nostra responsabilità. E la facoltà teologica ha una responsabilità specifica e per questo sono qui a augurare un buon anno accademico.